Una bimba influenzata c'è qui. Eh? Amore, non è molto in forma. Siamo un po' raffreddatine e poi gli sono venuti questi sfoghini sulle guance. Infatti vorrei vedere la pediatra per capire. E niente, io ovviamente mi stavo dando una sistemata, mi volevo truccare. Mi volevo truccare, ma questa bimba fa un po' di capricciotti. Chi è questa bimba che fa i capricciotti? A mammussi? A mammussi? Che luci che c'ha mamma qua nel bagno, eh? Wow! Wow! Mm. Allora, io mi sto dando con una mano sola, cioè guardate che c'ho una sopracciglia fatta e l'altra che fa pietà, e quindi sto cercando almeno di pareggiare il segno con lei in braccio. Mi aiuti tu? Non ti do nulla perché te lo metti in bocca, non mi fido di te. Ah, perché sei un'esploratrice tu. Cos'è questo? Questo serve per sistemare le sopracciglia, già che sei una femminuccia. Poi mamma ti insegna. Quando sei più grande però. Ora goditi la tua semplicità. E poi vabbè, metto giusto un po' di mascara perché... Guardate com'è curiosa. Oh, cos'è questo? Cos'è? Mamma mette... No, 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 no. Ale, guarda. Guarda mamma cosa fa. Vedi? Guarda. Aspettate che poso questo prima che me lo tocca. Gli vengono tutte le manine nere. Cosa fa mamma? Mette il mascara. Per fare le ciglia grandi grandi. Hai visto? È come un pennello praticamente. Vedi? Pucci il pennello. Tiri fuori, c'è il colore. Aggiusti le sopraccigliotte e la bavotta, sei una sbavona. Vabbè, mamma è un pochino più umana, che dici, va bene? Siamo bellissime insieme. Ok, detto ciò, io, noi, egli e... Detto questo, lei non vuole fare nanna, ma io ho una cosina da mostrarvi, anzi in realtà ho più cosine da mostrarvi, ma ad una ci tengo particolarmente. Adesso la cerco e ve la mostro. Ops. Ciao ragazze, allora vi ricordate che dovevo mostrarvi una roba? Sono sparita perché sono stata male. Ho la febbre, ora ho capito perché ieri sera mi sono sentita male, perché ieri sera praticamente mentre lavavo i piatti mi è preso proprio tipo una debolezza estrema e mi sono proprio dovuta fermare, mi sono dovuta sedere e non far più nulla, cioè proprio tipo svenimento, ma non era proprio a livelli di uno svenimento, ma mi sono sentita proprio male, cioè quando vi gira tutto, e mi sono dovuta fermare. E oggi, anche riguardando le scene che vi ho fatto stamattina, proprio vedevo gli occhi un po' strani, un po' stanchi. Infatti adesso sto mangiando questa gallettina perché mi è venuto da oggi pomeriggio un mal di gola allucinante. Mal di testa, mal di gola e febbre. Proprio una pacchia. Quindi...
Cioè, ragazzo, proprio adesso che c'è anche il battesimo imminente, vabbè. Pazienza. Cercheremo di riprenderci, tanto ci sono ancora diversi giorni. Quindi sto mangiando questa galetta perché è qualcosa che mi gratta un po' la gola, mi fa piacere, insomma. Tra l'altro mi avete sgridata perché... sgridata, si fa per dire. Perché non guardo l'obiettivo, avete ragione, mi viene da guardare sull'anteprima per capire se sono messa bene, se sono a fuoco, quindi guardo sempre lì. Devo cercare di guardare l'obiettivo perché così sembra che guardo voi, avete ragione. Comunque, la cosa che volevo farvi vedere ieri era il regalo di anniversario di Riccardo, ieri sera, che è arrivato appunto di sorpresa con questo splendido regalo, che è un braccialetto della Kidult, che è una linea che io stramo follemente. Con questa foto qua, l'ho postata anche su Instagram, quindi chi mi segue l'avrà vista. Ed è quanto amore in questa casa, quanta felicità nella mia famiglia, noi insieme uniti, vicini, indivisibili. Ve lo faccio vedere e lo sfoggerò con orgoglio il giorno del battesimo. Intanto alla chiusura a cuore, che mi piace tantissimo. Io ne ho altri di Kidult perché è proprio un bracciale che amo, soprattutto fatto così rigido. Non amo i bracciali molli io, preferisco i rigidi. E guardate quanto è bello, c'è la famiglia, che siamo io, Riccardo, Federico e Alessandra con il cuoricino. E vabbè, poi dietro c'è scritto, aspettate, metti a fuoco, My Family. Veramente, veramente bello. Mi sono ovviamente commossa, cioè quando l'ho aperto, il vedere proprio la famigliola come siamo noi, ho detto, oddio, non è possibile, è troppo bello. Quindi non vedo l'ora di metterlo. Mi piace da morire. E poi niente, sono anche molto molto contenta perché domani verrà appunto una mia amica, che è una mamma di un compagnetto di Federico, che è brava a fare le unghie, me ne farà lei per appunto il battesimo. Quindi domani magari vi faccio un mini vlog, sperando di non essere... Infatti per fortuna viene lei da me, perché io sono veramente KO, cioè uscire sarebbe stato impossibile per come sto, perché ho anche la febbre, quindi per fortuna verrà lei a casa e con la scusa ci prendiamo un caffè insieme e mi farà le unghie. E poi giovedì verrà un'amica di una mia amica, un'amica di Silvia, a farmi i capelli, insomma, tutto tra amici. E quindi niente, sono felicissima, non vedo l'ora di vedermi le unghie sistemate, anche perché sapete che l'altra volta me le sono fatte io, però a parte il fatto che ho finito tutti i prodotti, quindi dovrei ricomprarli, e ricomprarli adesso per me non è possibile perché non lavorando è un po' complicato. E poi tra l'altro, se avete notato, si sono scheggiate, rovinate, per chi ha avuto questo occhio dettagliato nel notarlo, sono un po' saltate perché i prodotti sono vecchi. Contate che le unghie, l'ultima volta che me le sono fatte con i miei prodotti, non ero neanche ancora incinta. La bambina ha 8 mesi, la gravidanza è durata 9 e io l'avrò fatte 3-4 mesi prima di rimanere incinta, quindi insomma... Sono prodotti che tra una roba e l'altra non hanno in mezzo due, e non lo so, come se non fossero più quelli che erano, probabilmente sono scaduti, quindi per evitare di... Scusate, ma quella sopra veramente fa sempre dei rumori molto... volevo l'acqua, aiuto! Tra l'altro devo anche lavare i piatti, ho la pasta sul fuoco, quindi... Scusate se bevo a canna. Ma questa è la mia bottiglia di fiducia della malattia, quindi ci bevo solo io, amica mia. Niente, comunque un sacco di cose, di prodotti da farvi vedere, da raccontarvi, però lo farò penso nel vlog di domani, così vi faccio vedere bene, bene tutto nel vlog di domani e in un vlog in cui mi preparo con voi, ho delle cosine da farvi vedere. E niente, adesso vado a scolare la pasta, farò un po' di pasta in bianco, nulla di...